Nelle mie passeggiate alla ricerca delle erbe spontanee, questa volta ho raccolto i bruscandoli, che sono questi gettini del luppolo selvatico che assomigliano vagamente a dei getti di asparago. Non sono assolutamente da confondere con gli asparagi selvatici, che sono tutt'altra cosa. Sono leggermente ruvidi sul gambo e da noi si mangiano o nelle frittate o nelle minestre di riso. Danno un buonissimo sapore, vagamente di asparago effettivamente. Ho pensato di usarli per riproporre, diciamo, una ricetta che avevo fatto tanti anni fa, che è questo Paris Brest salato. Il Paris Brest è un dolce della pasticceria francese, per cui non vado particolarmente pazza, perché è una specie di grosso bignè farcito con questa crema mousseline, che è una crema al burro abbastanza stucchevole. Però nella versione salata invece mi era sembrato veramente molto gustoso. Io l'avevo fatto con il brie e gli asparagi e questa volta ho voluto riproporlo con il brie e i bruscandoli. Se trovate i bruscandoli al supermercato, perché adesso li vendono anche, o se volete farlo con i bruscandoli che andate a raccogliere voi, benissimo. Se no, comunque vi suggerisco di provare in ogni caso la ricetta, eventualmente con gli asparagi, perché è una ricetta che secondo me fa una certa figura e poi è veramente buona. Per questo insolito antipasto ci serviranno 125 g di acqua, 2 uova, 100 g di farina, 50 g di burro, uno spicchio di brie da 200 g, un mazzo di bruscandoli, questi li ho pesati, sono circa 80 g, poi toglieremo le parti più grosse dello stelo. Cominciamo col mettere in una casseruola l'acqua, il burro e fargli sciogliere sopra il fuoco. Non appena il burro è tutto sciolto e cominciano a formarsi le prime bollicine, lo togliamo un attimo dal fuoco, ci buttiamo dentro di colpo tutta la farina e mescoliamo vigorosamente in modo da creare una massa. Ecco. Adesso la andiamo a mettere sul fuoco di nuovo. Andiamo a lasciarla cuocere un attimo. Si capisce che è cotta quando comincia a velare di bianco il fondo della padella. E andiamo ad aggiungerci velocemente le nostre uova battute, in modo che si incorporino bene. Ecco, vedete che le uova sono state ben incorporate. Adesso noi questa pasta la andiamo a mettere in un sac à poche e la andremo a disporre su una teglia da forno a forma di enorme ciambella. Siccome la vogliamo fare grande, anche se non abbiamo la bocchetta, tagliamo più o meno in modo da ottenere una grandezza paragonabile a un grosso dito. Adesso con la nostra sac à poche andiamo a fare una bella corona. Allora, adesso la andiamo a infornare a 210 per una quindicina di minuti e poi a 170 per un'altra trentina di minuti. All'inizio si gonfierà e poi si deve asciugare bene all'interno. Nel frattempo andiamo a togliere la parte, diciamo, più legnosa dei gambi dei nostri bruscandoli. Manteniamo quella più tenera. Adesso questi li andiamo a saltare in padella con una noce di burro, in modo che si appassiscano appena appena e si insaporiscano un po'. Quando vedete che cominciano a tostare, aggiungete un goccino d'acqua. Intanto approfittiamo per ripulire il nostro brie dalla crosta fiorita. C'è chi la lascia, ma non va tanto. Poi lo tagliamo a fettine sottili.
Ok, perfetto, siamo pronti. Adesso appena il nostro bignè, mega bignè, è pronto, siamo pronti a farcirlo. Quando il nostro bignè è bello cotto, lo tagliamo a metà. All'interno andiamo a posizionare il nostro brie abbondante. Poi ci mettiamo sopra i bruscandoli o, se avete optato per gli asparagi, le punte degli asparagi. Ancora brie. Ricopriamo col coperchio. Pochi minuti prima di servirlo lo andremo a passare in forno per far sì che il brie si fonda bene e poi lo taglieremo a pezzettini per il nostro aperitivo. Ecco, l'ho messo sulla piastra del forno per riscaldarlo un po', adesso lo andiamo a tagliare e sarà veramente buonissimo. È davvero gustosissima.